Ragazze e ragazzi, buon pomeriggio. Oggi vado a fare il soffione di ricotta abruzzese, dolce abruzzese, un'altra nostra delicatezza, e tratto sempre dal mio antiquariato di casa, allora il mio quaderno di ricette. Facciamo il soffione di ricotta con, per l'impasto, 400 g di farina, 2 uova, 2 cucchiai di olio, 2 cucchiai di zucchero e 2 cucchiai di latte. Questa dose è un po' di più di quella che serve, però siccome quando andiamo poi a fare la sfoglia e metterla dentro lo stampo, che io uso questo da ciambella, deve essere abbastanza grande per poterlo fare entrare dentro e deve avanzare un po' qua perché dobbiamo ribaltare sopra i lembi. Se è troppo stretto qua non riusciamo a ribaltarlo e la ricotta esce ed è brutto pure da vedere. Quindi io faccio l'impasto un po' di più, anche se avanza, magari si può usare anche per fare degli stampini piccoli, e quindi faccio questa dose. Potete fare anche metà dose e vedete se riuscite poi a rivestire lo stampo. Poi invece per il ripieno, mezzo chilo di ricotta di pecora bella sgocciolata, asciutta, 100 g di zucchero semolato, 6 uova, sempre albume separato dal forno, e una buccia d'arancia grattugiata, sempre arancia biologica. Quindi, come prima cosa, vado a fare l'impasto della sfoglia, perché poi lo metto a riposare una mezz'oretta. Nel frattempo poi preparo il ripieno. Quindi metto in planetaria, arrivo, metto in planetaria, una bustina di vanillina, ho dimenticato, comunque la metto vicino alla farina, metto la farina, faccio leggermente una fontana, metto le 2 uova, possiamo impastarlo anche a mano, e poi metto zucchero, latte e olio. Poi l'impasto lo regoliamo, deve essere bello compatto, non duro e nemmeno molle. Andiamo ad impastare. Metto qua il nostro panetto, ti do un'altra lavoratina sul piano. Io ho aggiunto un pochino di latte perché le uova erano piccoline, quindi ho aggiunto un po' di latte. Lasciamo riposare il frigo con un sacchettino di plastica per alimenti, lo lascio riposare, se non è troppo caldo, anche a temperatura ambiente, una mezz'oretta, anche un'oretta. Nel frattempo prepariamo il ripieno. Allora, abbiamo detto mezzo chilo di ricotta di pecora, la buccia grattugiata di un'arancia bio, 100 g di zucchero semolato e aggiungo una bustina di vanillina e una bustina di zafferano, perché mi piace che la ricotta ha quel colore bello giallo forte. Per prima cosa vado a separare gli albumi dai cuorli. Gli albumi
li montiamo con un pizzico di sale a neve, ma ben ferma. Separiamo gli alcuni dai fuori. Guardate come sono freschissime le uova delle mie gallinelle. Pizzichino di sale. E andiamo a montare gli alcuni. I rossi mettiamo con zucchero, con la vanillina e lo zafferano. Metto anche la buccia d'arancia e vado a montare. Adesso con una forchetta vado a smuovere un po' la ricotta per fare una bella sgocciolata, quindi solo per solo passate con un setaccio, anche con la forchettina così va bene, diventa tipo una crema. La andiamo a incorporare i nostri uovi belli montati. Bello spumoso. Cercando di non far spuntare le uova, fatto questo passaggio andiamo ad aggiungere anche poi gli alberi. Verso l'altro. Ok, metto in frigo e riprendo la sfoglia. Tanto ho imburrato e infarinato lo stampo e in più ho preso anche uno dei muffin, perché se avanza sia l'impasto che il ripieno, che dipende dalle uova, vi ho sempre detto che non ne esce sempre perfettamente uguale la quantità, e andiamo a fare il piccino. Piano piano tiriamo la sfoglia. Mettiamo il meno possibile la farina, così non la andiamo a indurire. Sto qua la mia sfoglia, la sfoglia dello stampo, la metto al centro. Andiamo un po'. Ok. Adesso andiamo a prendere il ripieno. Vado a riempire. Non facendo lo stampo pieno pieno pieno, perché questa gonfierà tanto. Ok, possiamo togliere il bicchiere. Il nostro
nostro soffione è pronto da infornare. Adesso possiamo anche con un rosso d'uovo passarlo sulla superficie, solo se volete. Non lo passo perché poi alla fine io spolverizzo con zucchero a velo. Adesso con gli avanzi ho tirato delle sfoglie, ho imburrato lo stampo prima di tutto, in più degli stampini. Adesso vado ad infarinarli e ho preparato un ripieno con della marmellata d'uva fatto io. Ho messo 50 grammi, allora 200 grammi di marmellata, 50 grammi di mandorle macinate e un paio di cucchiai di cacao. Vado a mischiare tutto e poi, se è troppo denso, allungo con un po' di mosto cotto. E con i ritagli di sfoglia abbiamo fatto questi simili bocconotti e questi altri dolcetti, sempre con ripieno di marmellata. Ecco qua il nostro soffione pronto e cotto. Adesso lo dobbiamo far raffreddare completamente, se no rischiamo di romperlo. E poi lo sforniamo. Il nostro soffione è freddo. Però dobbiamo lasciarlo raffreddare completamente sulla gratella. Okay. Ecco qua, i nostri dolcetti sono pronti e vado a mettere sopra dello zucchero a velo. Ok, questi dolcetti ho fatti con la sfoglia che è avanzata dal soffione. Ok. Andiamo a mettere il nostro soffione oramai raffreddato e anche su questo mettiamo una bella spolverata di zucchero a velo. Adesso io proverei un simil bocconotto. Forse ho fatto la sfoglia un po' troppo sottile, però è buono, è croccante e buono. Buono. Proviamo? È ottimo anche questo. Se vi piace la ricetta lasciate un like, come sempre, iscrivetevi al canale YouTube Marina Cucina, il blog www.marinacucina.it e tutto il resto. Grazie per seguirmi e vi aspetto alla prossima ricettina.